La firma non c'è ancora, ma i sindacati la ritengono ormai cosa fatta. Saint-Gobain è pronta a cedere a Pilkington la sua metà delle quote azionarie di Flovetro, la società che a San Salvo possiede uno stabilimento di vetro per auto. Il vertice, ritenuto decisivo, si è svolto presso la sede di Assovetro a Roma, presenti i sindacati dei chimici nazionali e territoriali del Chietino. In ballo il futuro stesso della fabbrica di Piana Sant'Angelo e con esso il destino di 100 operai. Saint-Gobain, che non ritiene più strategico il sito abruzzese dopo aver investito a Pisa, sarebbe pronta a cedere al gruppo giapponese la sua partecipazione azionaria, che condivide a metà con Pilkington. Il colosso francese, in ogni caso, si impegnerebbe a ritirare il vetro prodotto a San Salvo fino al prossimo mese di novembre. Per Pilkington lo stabilimento Flovetro è fondamentale, perché il vetro prodotto dal forno Flot passa direttamente alle sue linee produttive nell'area industriale di Piana Sant'Angelo. Nel comparto del vetro per auto lavorano a San Salvo, indotto compreso, circa 2.500 persone.